Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Oh, scusate che intanto riposo le mie stanche membra. Pietro Bisanti, on the road. Al momento sto riposando in un parco di Brescia. Oggi sono andato a... ormai sono diventato... Il mio partner prediletto è la BMW, oggi sono alla BMW di Brescia, stamattina era la BMW di Bergamo, avevo consegnato una X1 versione Luxury, bella, trattata un po' di merda essendo una macchina aziendale, e adesso mi aspettano due consegne a Brescia, e, sempre due BMW, adesso vediamo cosa mi capiterà. E praticamente ultimamente non ho neanche il tempo di pisciare, penso di non essermi mai fermato e ne approfitto di questa pausa che faccio, perché riprenderò alle 4, per rilassarmi e darvi così un po' di informazioni che ritengo giuste. Intanto guardiamo un attimo se in questo parco qualche merdone è mascherato. C'è qualche merdone là in fondo, sì, è un merdone ma non mascherato, e molto bene. Ed ora a bomba! Allora, domani dovrò andare a fare due giardini in provincia di Alessandria, non mi fermo mai, zero caffè, zero tutto, zero di nulla, come vedete picnic organizzatissimo. Però ammetto che qualche oretta dovrei cominciare a dormirla un po' di più. Va bene. Allora, oggi sto girando un sacco di concessionari BMW e la cosa che accomuna le receptionist dei concessionari BMW è di avere tutte delle grandi gnocche. Anche stamattina ho beccato due super gnocche alla BMW e oggi in questo video vi parlerò di due cose, due argomenti diversi ma che vi voglio racchiudere in uno stesso video. Allora, le donne continuano a essere contro il patriarcato, questa società fallocentrica, maschiocentrica, ma poi in realtà si lamentano sempre se il loro se vengono viste come merce, ma in realtà quello che io vedo è che le donne vengono comunque si prestano ad essere messe in posti strategici, cioè una donna sa molto bene. Allora, all'interno della BMW la donna alla reception non mette le mani sulla macchina o sistema o fa, cioè sono tutte cose gestite al 99,9% dagli uomini, venditori, meccanici, eccetera, capi officina. In realtà vedi queste super gnocche che sono lì ad accogliere i clienti. Non ditemi che la donna non sa molto bene che la sua funzione in quel momento, certo, è di fare quelle quattro pratiche o di fare quelle due telefonate, ma in realtà è tutto marketing, no? Per la BMW in generale, piazzare la bella donna alla reception. Uno può anche, non ci trovo naturalmente niente di male, ci mancherebbe altro, ma se uno fa un bel giro su YouTube, su TikTok, sugli shorts, sui reel di Facebook, eccetera, si accorgerà di come la donna continua a lamentarsi di essere vista come oggetto sessuale, ma in realtà la quantità di balletti, sculettamenti, donne che con il cane addosso dicono buongiorno dal mio fuffi e in realtà sono nude, in mutande dicono buongiorno dal mio fuffi, cioè c'è in continuazione questa esibizione del corpo femminile.
cioè ormai è assolutamente, come posso dire, generale questa cosa. Questo certo non giustifica atteggiamenti che possono essere maleducati, irriverenti, senza arrivare ad atteggiamenti peggiori da parte degli uomini. Una donna fa quello che vuole e tutti devono tenere le mani e le parole a posto. Ma quello che sto notando veramente in maniera pazzesca è che c'è veramente una enorme competizione fra donne stesse, perché le donne, di donne belle non ce n'è solo una, e le donne belle anch'elle invecchiano. Quindi c'è una competizione allo sculettamento, all'esibizione, al mostrare le tette, veramente allucinante. E questo va di pari passo con tutta questa serie di sfigati, e adesso la porto nella zona mia, no? Nella zona uomo. Tutti questi sfigati, l'altro giorno mi è passato uno short di una ragazza che fa esercizio, insomma, quindi culo marmoreo, una bella, assolutamente una bella ragazza, e ho cominciato a guardare qualche shorts di questa ragazza, e al di là dell'ego e dell'esibizione totale, sotto tutti questi morti di figa, sei splendida cuoricino, la tua voce è la ciliegina sulla torta delle tue della tua bellezza, poi come esibisci quelle lentiggini che non le nascondi, cioè tutta una serie di subumani, no, che farebbero molta più bella figura a farsi un pippone da solo a casa. Le donne, per esempio, che su OnlyFans si vendono, per quanto io non sia assolutamente d'accordo sulla mercificazione del corpo umano, alla fine, da tutto quello che accade, loro hanno una gratificazione, che è una gratificazione di natura economica. Ci sono donne che su OnlyFans sono riuscite a pagarsi il college, a pagare le spese, il mutuo a casa della famiglia, cioè c'è una motivazione. Ma l'uomo che compra i video su OnlyFans per vedere quella che gli fa vedere i piedi solo a lui, solo tra virgolette, è allucinante. Perché alla fine a te uomo che cosa ti rimane? Un cazzo. E quindi l'esibizionismo della donna va sempre di pari passo con la percentuale di gente che paga per vedere questo e non ha una dignità propria. Mi è capitato, e questo salto all'altro argomento del video di oggi, mi è capitato di vedere un video da un festival di musica, mi sembra che sia in Scozia, dove un cantante che non conoscevo, cioè Lewis Capaldi, che è passato alla ribalta per alcune canzoni, tra cui Somebody to Heal, Somebody to Love, una canzone molto molto bella, e praticamente lui ha fatto un'esibizione sul palco durante questo festival e si è dovuto interrompere più volte perché soffrirebbe, a suo dire, di problematiche di natura psichiatrica, la sindrome di Tourette, che non gli permettevano di cantare, e nel mentre lui non riusciva a cantare, la folla tutta insieme ha intonato la canzone. Che teneri, che amori! Allora tutti i giornalisti dei miei coglioni a dire: oh, che folla, tutti insieme per Lewis Capaldi, Cataldi, Capaldi, l'amore, eccetera. Io ho capito un'altra cosa veramente fondamentale dai miei 47 anni di vita. Allora, le emozioni si dividono in due tipi di emozioni: le emozioni vere e le emozioni di circostanza. Le emozioni di circostanza sono quelle dove andando a colpire determinati stimoli, tu ti emozioni. Quando nel funerale fanno l'omelia sul defunto,
quando durante un concerto arriva la canzone giusta e allora siamo tutti amici, quando durante il mondiale ci abbracciamo e se poi ci incrociamo 20 metri dopo ci accoltelliamo. Queste sono le cosiddette emozioni d'impeto, emozioni di circostanza, che non hanno niente a che vedere, è come la persona che si emoziona in chiesa e poi gli chiede, l'immigrato gli chiede l'elemosina fuori e lei lo manda a fanculo, al massimo gli dà il gettone con cui va a comprare, va a prendere il carrello, neanche il soldo, il gettone. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che viviamo in un mondo veramente allucinante, dove non riesci più neanche a capire se l'emozione che quella persona sta provando è in realtà vera. L'unica maniera che si ha per vedere se un'emozione che una persona sta provando è in realtà vera è far sì che questa, quello che è diretto all'emozione comporti nella persona un sacrificio. È troppo facile cantare tutti insieme. Oh. Pensate alla cosa poi pazzesca di come tutti dicono, tutti fan per Luis Capaldi. E io mi chiedevo, ma se questo qui, che in realtà alla fine è un super ciccione, se voi andate nel palco a vedere è un super ciccione, e poi parleremo anche di questo, vi dirò perché dico questo, ma se questo non fosse stato Luis Capaldi e avesse avuto una voce di merda e avesse comunque, soffrisse comunque di sindrome di Tourette, qualcuno lo aiuterebbe? No, perché? Perché in quel momento la persona, perché la canzone in quel momento colpisce delle tue corde, allora tu ti emozioni e allora fai finta di supportarlo, ma in realtà, come si dice a Napoli, passata la festa gabbato lo santo, finito questo, tutto torna come prima. Se tu sei una merda, rimarrai una merda. Se sei una brava persona, rimani una brava persona. E in più, il buonismo che imperversa nel mondo vuole che tu ti emozioni davanti a lui che non riesce a cantare bene perché ha la sindrome di Tourette, mentre in realtà tu gli faresti molto meglio non emozionandoti, ma andandogli vicino e dicendogli: senti, trippone, sai che probabilmente tutti i tuoi disturbi psichiatrici arrivano dalle pere che ti sei fatto per il coglionavirus oppure per la tua vita di merda per cui hai 40 kg di sovrappeso perché mangi di merda? No, queste cose non vanno dette, tutto rimane tabù. L'importante è piangere, emozionarsi e cantare al suo posto la canzone, stringendosi come fan. Avete capito che porca troia è il mondo di adesso? L'altro giorno ho ricevuto una richiesta di una persona che abbiamo aiutato al salvadanaio, che mi ha chiesto aiuto per la terza volta che la aiuteremo, e nel frattempo lei mi ha detto, dopo l'ultima volta che mi hai ribaltato come un calzino durante la richiesta che ti ho fatto la seconda al salvadanaio, perché ero arrivata a pesare 105 kg, tu mi hai detto, balena, svegliati e dimagrisci, perché se non dimagrisci perdi la salute, non puoi lavorare e poi devi andare a chiedere i soldi agli altri. Fa, io ho perso 35 kg. E io gli ho detto, brava. E avete capito cosa vuol dire fare del bene veramente agli altri? Vuol dire non sentirsi responsabili della vita degli altri, vuol dire dire agli altri quello che esattamente pensi e far capire agli altri che se non si svegliano, non si sveglieranno, se non si svegliano loro, faranno una brutta fine. Oppure potete far parte dell'elemosina, della finta solidarietà, dei finti sorrisi, della finta emozione, no? Dei finti corsi dove, oh, dove tutti vi... Cos'è questa cosa? Oh, era una formica che stava portando via una cosa. Dei finti corsi, dei finti abbracci, dei finti tutti che fanno veramente invece tanto successo. Perché la gente non vuole mai vedere la realtà, ma preferisce essere buggerata con un sorriso. Non è il mio caso. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.